Tutti benvenute a tutte. Come già detto dall'inizio dell'anno, in questo 2022 ogni settimana si commenta un brano del Vangelo e quindi oggi commentiamo il brano del Vangelo di domenica 30 gennaio 2022, Vangelo che avete magari ascoltato durante la Santa Messa se ci siete andati, Vangelo che magari avete letto se avete voglia di sentire un brano del Vangelo, Vangelo che avete ascoltato tramite la voce del vostro parroco e avete ascoltato l'interpretazione della parola di Dio secondo l'interpretazione del vostro parroco, che magari non vi ha fatto cogliere quella che è la vera essenza della parola di Dio. Riuscirò io a farvela cogliere? Non lo so. Certo, il mio commento in genere è un po' fuori dalle righe rispetto a quello che vi dicono i parroci. Il mio smartphone è pronto. Ascoltiamoci quindi il Vangelo che già avete ascoltato la scorsa domenica 30 gennaio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: Certamente voi mi citerete questo proverbio. Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti, nella sinagoga, si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città. E lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Direi un brano del Vangelo molto interessante. E possiamo partire anche da un proverbio che tutti ben conosciamo, no? Il profeta non è mai amato dalla propria patria. Perché? Perché spesso colui che cerca di portare qualcosa di diverso da ciò che un certo sistema porta perennemente avanti per una serie di interessi, non viene compreso, o forse c'è tutto l'interesse da parte del sistema abitudinario nel non volerlo comprendere. Quante volte per noi diventa difficile applicare qualcosa che ci scomoda dalle solite abitudini, dalla solita quotidianità, da ciò che magari abbiamo sempre pensato, perché magari abbiamo posto la fiducia in determinate istituzioni, in determinati modi di vivere. Ecco che quando spunta qualcosa di diverso, qualcosa che ci discosta dalla nostra vita sistematica, qualcosa che ci fa riflettere, che magari o ci è un po' scomodo o ci fa paura, ci trinceriamo e spesso andiamo a condannarlo.
Gesù ha fatto dei miracoli. E allora per metterlo alla prova gli si dice, vabbè, falli anche qua. Lui risponde in un certo modo ed ecco che viene subito denigrato, espulso. Senza andare a porsi la domanda, ma perché Gesù con noi si comporta in questo modo? E invece la domanda che nessuno si è posto era la domanda più importante. Gesù fa miracoli non per essere acclamato, non per essere creduto, non per essere benvoluto. Gesù fa i miracoli per amore. Questo dobbiamo capire, perché Gesù è l'amore stesso ed è l'amore che fa i miracoli. Allora, se noi già ci poniamo in un'ottica e andiamo a chiederci, fai anche qua quello che hai fatto di là, non ci stiamo già più ponendo su un piano dell'amore. Ed ecco che Gesù non interviene, si fa espellere e se ne va, passa in mezzo a loro e se ne va. Quindi non è stata fatta la domanda giusta, non è stato aperto il cuore in modo giusto. Ed allora Gesù non interviene, perché sa benissimo che intervenire là dove non si apre il cuore in nome dell'amore è inutile. È inutile, non serve a nulla. Gesù interviene sistematicamente, senza indugi, senza mai, senza se, là dove c'è amore. Non interviene là dove c'è una richiesta di comodo, di interesse, di cercare di metterti alla prova. Quello non è amore. E giustamente non interviene. La domanda importante che dobbiamo porci noi di fronte a qualsiasi richiesta a Gesù, a Dio, al Maestro spirituale, a ciò in cui voi credete è sempre una sola. Ciò che sto chiedendo è ciò che realmente mi serve e lo sto chiedendo con il cuore autentico? Oppure ciò che sto chiedendo non lo sto chiedendo solo con il cuore autentico, magari credo, ma c'è qualcos'altro. Amare significa avere il coraggio di chiedere con il cuore autentico. Amare significa non avere rancori innanzitutto con se stessi e poi non averne con gli altri. Non dimenticatevi che i rancori che avete con gli altri alla fine sono i vostri, che non avete smaltito, non avete debellato, e li andate a collegarli ad altre persone perché non siete in grado di collegarli a voi stessi. Perché
perché nel momento in cui voi non avete rancori con voi stessi, non potete averne neanche con gli altri. Accostarsi al divino è possibile in un solo modo, solo con l'amore e solo con il cuore. Se non sciogliamo il cuore e se non impariamo ad amarci e ad amare, vani saranno i nostri tentativi di entrare in contatto con il divino. Pregare è importante, certo, ma se fatto con il cuore. La partecipazione è importante, certo, ma se fatta con il cuore. Dobbiamo imparare a sentirlo questo cuore, a scoprire di averlo, a sentirlo battere. Mettetevi una mano sul cuore ogni tanto e chiedetegli: perché batti? Come fai a battere senza il mio comando? Schermo bloccato. Chiedetevele queste cose. E cercate di trovare una risposta, che sia la vostra risposta, non quella che avete sentito dire da o a mezzo di. La vostra risposta, quella che vi torna dal vostro cuore stesso quando sentite il battito. Se voi imparate ad ascoltare la vostra risposta, del vostro cuore, del vostro battito, capirete molte cose e rimarrete stupiti. Imparate ad amarvi dal vostro cuore e accostarvi al divino con il vostro cuore, non con ciò che ha fatto d'altre parti o non ha fatto, o sui suoi interventi che possono essere giusti o sbagliati. L'amore non sbaglia mai, 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 in nessun momento, in nessuna condizione. Siamo noi che a volte lo disconosciamo. Nel momento in cui l'amore stesso opera, a volte noi lo disconosciamo perché lo confondiamo con qualcos'altro che ci appare. Il primo step da comprendere è quello che l'amore non sbaglia mai, è infallibile. Non possiamo evolvere, non possiamo proseguire e maturare se non capiamo questa condizione. Se non capiamo questa condizione, non c'è preghiera che tenga, non c'è fede che tenga, non c'è nulla che tiene. Nulla. Quindi Gesù passa in mezzo a loro e se ne va. Comprende che il loro comportamento è frutto di ignoranza, di non conoscenza, di superficialità, di materialità. E allora, se la materialità e lo spirito non sono bilanciati, non sono connessi l'un l'altro, lo spirito non ha possibilità di intervento, perché la materialità prevarrà sempre e comunque. Credo in ciò che vedo, in ciò che sento dire, a seconda della mia posizione, questo prevale ed è per questo che la spiritualità non può avere via di scampo.
apriamo i nostri cuori e chiediamo ai nostri cuori di imparare a riconoscere l'amore autentico per noi stessi e per gli altri. In questo modo spalancheremo le porte al divino e il divino entrerà in noi. Buon ascolto a tutti, buona settimana a tutti, buona visione a tutti. Termino qui questo video. Vi ricordo, se volete, potete scrivere a evolutore@gmail.com.